Ciao a tutti, eccomi tornato con un nuovo video. Era tantissimo che non facevo un video, sarà stata qualche settimana, credo, non so quando è stato l'ultimo. Ma ho avuto un po' di impegni con l'università e altre cose, insomma. Ho avuto un po' da fare, non ho avuto tempo per dedicarmi ai video. E ora finalmente posso farlo di nuovo. Prima di cominciare con il video di oggi, devo fare un ringraziamento perché, come vedete, sono in HD adesso. Ho comprato una webcam HD e dicevo, voglio ringraziare Andrea di GamesRise perché sono stato consigliato da lui. Ho seguito il suo consiglio e devo dire che sono molto molto soddisfatto, quindi lo ringrazio e lo saluto. E anzi, non so, credo che ormai pochi di voi non conoscano il canale di GamesRise. Per chi non lo conosce, trovate nella descrizione il link. Andatelo a vedere perché è veramente bravo Andrea, consiglio proprio di andarlo a vedere, ragazzi, non rimarrete delusi. Detto questo, cominciamo con il video di oggi che, come avrete capito dal titolo, è una nuova rubrica che voglio inaugurare oggi e che si chiama, come avete letto, si chiama Come eravamo. E come è facile intuire, sarà una rubrica dedicata sostanzialmente al retro gaming. E ai giochi del passato, ai grandi giochi del passato, anche piccoli giochi, non necessariamente grandi, che vedremo insieme di volta in volta e così, insomma, ci faremo prendere un po' dalla nostalgia. Per iniziare, come voi sapete, una delle mie saghe preferite, se non forse la saga preferita, è Pro Evolution, perché sono un grande fan dei giochi di calcio e Pro Evolution è il mio preferito. Quindi, qual è il miglior modo per iniziare, se non parlando di International Superstar Soccer? Questo è stato il precursore della saga che oggi si chiama Pro Evolution Soccer. È stato, credo, il primo, se non sbaglio, della saga Konami uscito su PlayStation 2. È stato il gioco che ha segnato il salto generazionale. E mi sembra dopo questo gioco uscì il primo vero Pro Evolution, il primo vero PES. E questo era ancora quello che aveva soltanto le nazionali, se non sbaglio, se non ricordo male. Sì, credo di sì. Faccio vedere anche il retro. Insomma, è un bel pezzo di storia per gli appassionati di PES. E quindi andiamo a farci un bel gameplay, ma prima voglio farvi vedere una cosa. Vabbè, questo è il disco di gioco, chiaramente PlayStation 2, stiamo parlando di PlayStation 2, già l'ho detto. Ma chi segue sempre i miei video avrà notato che spesso ultimamente durante gli unboxing io mi lamento per i manuali che fanno schifo. Ora vi spiego perché fanno schifo, perché guardate un tempo come eravamo abituati bene. Innanzitutto guardate lo spessore, non so se si vede, sì, un pochino si vede. Sono tante pagine e soprattutto sono a colori, fatte benissimo, guardate. Questi sì che sono manuali, non quelle cose, quelle schifezze che ci propinano oggi in 3 pagine. Guardate, c'è tutto. Così una volta nei manuali. Tante pagine, fatte bene e colorate, sono 29 pagine. Quindi voglio dire, una volta erano tutti così i manuali e devo dire che ci mancano. Detto questo, ragazzi, come dicevo, andiamo a farci una partita. Oh, eccoci qui. Siamo nel menu della selezione delle squadre. Non sapevo, come vedete, avevo ragione se non sbaglio, sono solo nazionali, però è un dubbio che non mi sono tolto del tutto perché non è che mi sono messo a smanettare nel menu, volevo giocare, ho voglia di giocare, di vedere, di ricordarmi com'era sto gioco, quindi ho preso la prima opzione e via. Come vedete ci sto mettendo un po' a scegliere la squadra perché non ricordavo. Cioè, mi ricordavo che alcune squadre non avevano le licenze, come accade oggi d'altronde, però a quei tempi grandi squadre non avevano le licenze, ad esempio il Brasile, se non sbaglio anche l'Argentina, insomma forse anche tutte le sudamericane, per cui stavo cercando di rimembrare. Oh, guardate le formazioni.
Canizzare si importa. Tanto guardate anche i volti sotto. Salgado, Abelardo, Paco, Aranzabal, Pep Guardiola, anche capitano dall'altro. Valeron, Echeverria, Gaizka Mendieta, Alfonso e Raul. Wow. Questa invece è la panchina. Casillas, Hierro, Sergi, Velasco, Higuera, Gonzalez, Lopez, Engonga, che non conosco, Muniris, Zaitz, Rufete. C'era già un... Dunque, credo giovanissimo Casillas. Questo gioco è del 2000, credo. Casillas, se non sbaglio, aveva 20 anni o giù di lì. Guardate l'Italia invece, Toldo, Cannavaro, Nesta, Giuliano, Di Biagio, Albertini, Zambrotta, Maldini, Fiore, Inzaghi, Del Piero. Una formazione che non è tanto diversa da quella che vinse i mondiali nel 2006 poi. Questa invece è la selezione della divisa. Devo dire che questo gioco, per i tempi a cui è uscito, graficamente era proprio un bel vedere. Ora i maligni ovviamente diranno che la grafica non è tanto cambiata oggi. In parte è vero, nel senso che la legnosità che c'era, bisogna ammettere che si è risolta ben poco. Chiaramente un pochino sì, però insomma, rispetto magari a FIFA, si ha più l'impressione di giocare un videogioco. Questo sì, nel bene e nel male, come ho già avuto modo di dire altre volte, ma adesso non impelaghiamoci in queste discussioni. Vedete che ho alcuni problemini di grafica, sempre guardate la bandiera dell'Italia. Credo che questi problemini siano dovuti al fatto che sto giocando su PlayStation 3. Perché la PlayStation 3, cioè la PlayStation 2, non sapevo come attaccarla all'HDPVR, mi mancavano i cavi e quindi ho deciso di riesumare la mia vecchia 60 GB e inserire International Superstar Soccer, quindi forse è dovuto a quello. Guardate che spettacolo, la monetina per decidere palla e campo. Fantastico, veramente fantastico. Che bei tempi che erano. E via, si parte. Che spettacolo, ragazzi. Era veramente un gran bel gioco questo, devo dire. Ora devo riprendere un po' la mano con i comandi, perché ovviamente capite bene che sono più di 10 anni che non ci gioco. Però caspita. Tra l'altro alcuni tasti sono anche un po' cambiati, anche se il grosso comunque sono gli stessi di PES. Io poi facciamo un po' di storia. Mi sono innamorato di questo gioco a casa di un amico. Inizialmente compravo FIFA come gioco di calcio, dal 97 in poi, da FIFA 97 fino al 2000 appunto, perché poi ho cambiato. Ho comprato FIFA, non è che ho cambiato dopo, ho cominciato a comprare entrambi in realtà. Comunque, però ho cominciato a preferire la saga Konami. Dicevo, fino al 2000 ho comprato FIFA. Poi c'era un mio amico che aveva l'Nintendo 64 e il primo International Superstar Soccer era per PS1 e Nintendo 64 e niente, andavo a casa di questo mio amico e giocavamo sempre a questo International Superstar Soccer e me ne ero veramente innamorato. Così andai nei negozi di videogiochi a chiedere se esisteva qualcosa di simile per la PlayStation e in effetti esisteva. Questo non è il primo che ho avuto, perché il primo ovviamente l'ho avuto su PlayStation 1. Questo è stato il primo, però, della PlayStation 2. È stato come ho detto anche prima, è stato il credo quello che abbia segnato il salto generazionale. Non credo ce ne siano altri prima per PlayStation 2. Comunque, oddio, mi viene quasi da dire che la grafica forse era anche meglio su Nintendo 64, perché su Nintendo aveva una grafica strepitosa, cioè io ero rimasto colpito oltre che dal divertimento del gioco anche dalla grafica. Vabbè, su Nintendo 64 potremmo aprire una pagina che non finisce più perché quella è una console che io non ho mai avuto, ma l'ho adorata perché pur non avendola la giocavo tutti i giorni a casa dei miei amici, cioè quindi è come se ce l'avessi avuta. E aveva una grafica pazzesca, cioè per l'epoca era veramente qualcosa di pazzesco.
Però insomma, anche su PlayStation 2 non era male, come vedete, per l'epoca. Che poi questi erano gli anni in cui la saga Konami cominciava a gettare le basi per quello che è stato poi un predominio netto su FIFA nella prima parte degli anni 2000, diciamo così, dal 2000 al 2006-2007, poi dopo FIFA è risalito nettamente. Però diciamo in questi anni cominciavano a sorgere i primi veri giochi di calcio veramente belli nella saga di PES, Spro, insomma, quello che è. Anche perché tanto cresceva PES quanto calava FIFA, nel senso che FIFA era veramente scadente nei primi anni del 2000. Io, come ho detto, li ho comprati entrambi per un certo periodo di tempo, poi FIFA ho smesso di comprarla perché rimanevo ogni anno più deluso. Comunque a me FIFA è un gioco che piaceva. Tanto qui ho rischiato di andare sotto, palo dell'Italia. C'è questo calcio d'angolo. Tra l'altro, avete visto come si battevano i calci d'angoli con questa frecciona che noi dovevamo regolare in altezza, in potenza, con la barra di caricamento. E poi, chi la prendeva, la prendeva. Dicevo, c'è stato questo periodo che è coinciso. Intanto qui sul cambio di fronte non c'è un attimo di tregua perché ho segnato sulla ripartenza, ha segnato Alfonso, che tra l'altro c'è scritto solo Alfonso, non c'è la A, vabbè. Ha segnato Alfonso, le esultanze anche non è che sono molto diverse da come sono oggi. Anche su questo FIFA è quello che può contare, è superiore. Guardate la legnosità qui era a livelli stratosferici, comunque. Veramente qualcosa di impressionante. No, questi erano i replay, uguali ad oggi, anche questi. E via. Dicevo. In quegli anni, mentre PES cresceva e cresceva e veniva su molto bene, allo stesso tempo FIFA calava nettamente. Io ho smesso di comprarlo perché mi stava deludendo tanto. A me FIFA piaceva molto quando ero bambino, anzi, come ho detto, ne ho iniziato a giocare con FIFA, quindi potete immaginare. Il mio FIFA preferito è stato FIFA 99, usciamo un po' fuori tema. Intanto un altro palo dell'Italia. Ah no, mi sa che l'ha palla al portiere, sì, perché angolo. Comunque dicevo, il mio FIFA preferito è stato FIFA 99, mi è piaciuto proprio tanto. Anche il 98 non era male, però il 99 mi è piaciuto di più. Poi dal 2000 in poi ho cominciato a buttarmi sulla saga Konami fino ad abbandonare proprio FIFA, che in quegli anni faceva veramente pena. E diciamo che PES ha stradominato proprio su tutta la linea per direi 6-7 anni, insomma, perché FIFA poi è uscita fuori prepotentemente in questi ultimi anni, diciamo dal 2007-2008 in poi, prima no. Mentre alcuni dicono che PES oggi sia in declino, io sinceramente l'unico vero passo indietro l'ho visto quest'anno. Poi mi spiegherò meglio. Perché ho in programma anche una recensione di PES che spero di fare quando appena avrò tempo, perché la recensione porta un po' più di tempo, quindi appena potrò la farò e vi spiegherò meglio. Però io non vedo grossi passi indietro di PES negli anni, piuttosto vedo pochi passi avanti, quello sì. Ma io credo che non ci sia, l'ho già detto mille volte, non ci sia troppo da manomettere a PES, perché è un gioco che funziona. E agli appassionati di PES piace perché è così, cambiarlo avrebbe poco senso, cioè cambiarlo per assomigliare a FIFA, a quel punto se devo comprare un clone di FIFA, compro FIFA che comunque male non è, quindi non avrebbe senso, ecco, a tutti quelli che si auspicano un cambiamento, un avvicinamento a FIFA, io rispondo in questo modo ogni volta. Comunque, non andiamo troppo fuori tema. Intanto sto vincendo la partita, che è una cosa. La difficoltà, ovviamente, ho messo la difficoltà normale perché, come ho detto, sono anni che non ci gioco. Rischiamo di fare una figuraccia storica. Già ne faccio tante quando gioco perché ogni volta che faccio un gameplay finisce male. Oh, è finito il primo tempo. Intanto, le squadre rientrano negli spogliatoi. I volti erano veramente tutti uguali, però. Invece, guardate lo stadio.
che per l'epoca era fatto veramente bene. La riproduzione dello stadio era eccellente, devo dire. Qui poi ci chiede, non so per quale motivo questo gioco non è in lingua italiana, io l'ho comprato in Italia, quindi non saprei, però boh. Oh, e ora sono andato un po' avanti con la partita perché altrimenti durava veramente troppo. Anche perché poi sostanzialmente non è che è successo qualcosa nella parte che ho tagliato. E qui siamo alla fine del secondo tempo praticamente, perché non è successo niente finora. Anche perché poi non riesco a fare due passaggi di fila perché il sistema di passaggi era completamente diverso da come oggi, era molto più diciamo casuale, nel senso che tu premevi il passaggio e poi la palla dove andava andava, intanto rischiavo di raddoppiare e chiudere la partita. Era un po' più complesso, cioè paradossalmente era più povero, ma questo lo rendeva più complesso perché la palla andava dove voleva lei, non dovevamo andarla noi, quindi era un po' complicato gestire il pallone. Oh, intanto questo tentativo orribile di rovesciata. E c'è la ripartenza dell'Italia. Come vedete, il cronometro segna 0-0 perché siamo in recupero già da un po'. E puntualmente sembrava strano che stessi vincendo una partita, mi ha pareggiato Inzaghi con questa orribile riga in mezzo. Mamma mia, quanto è brutto! 1-1. E quindi a meno di sorprese inaspettate si andrà ai supplementari, però aspettiamo perché Inzaghi è davanti, ecco no, Canizares blocca. Oh, e qui saltiamo ancora un po' perché il recupero è infinito e qui finisce la partita. Time out. Quindi non finisce nulla in realtà perché si giocheranno i tempi supplementari. Però nei tempi supplementari succede ben poco, quindi ve li ho saltati perché non succede niente. Vi faccio vedere i rigori. Guardate il sistema dei rigori. Allora, io sto tirando i rigori, il mio indicatore è quello blu, quello rosso grande è quello del portiere. Una modalità apparentemente molto facile, no, apparentemente, sicuramente molto più facile di quanto lo è oggi, perché possiamo vedere dove tenderà a buttarsi l'avversario o in questo caso dove tenderà a tirare, vedete? L'unica cosa è che, come avete visto proprio adesso, a volte l'avversario cambia all'ultimo l'angolo di tiro, quindi è difficile prenderlo, come ha fatto adesso, per esempio. Sembrava che si buttasse di là, io ho tirato a sinistra, invece me l'ha parato. Però io l'ho trovato, sinceramente, l'ho trovato molto divertente battere questi rigori. Oggi no, oggi non è divertente perché è un terno all'otto. Oddio, è più vicino al calcio reale, però io ripeto, io in un gioco cerco divertimento. Questi rigori mi hanno divertito, sinceramente. Perché non sono frustranti, perché i rigori a PES poi sopra. No, beh, anche a FIFA devo dire. No, quest'anno non ricordo come sono i rigori a FIFA, perché non li ho battuti. Non ne ho battuti molti. Però io ricordo negli anni scorsi a FIFA era qualcosa di veramente antipatico e PES era anche peggio, quindi rigori è una cosa penosa nei giochi di nuova generazione. Mentre all'epoca erano molto carini. Ora seguiamo un po' l'andazzo, perché siamo quasi alla fine. E ovviamente sto pareggiando. Ultimo rigore, Valerano sul dischetto contro Toldo e Toldo para e si mette molto molto male in effetti. Zambrotta con il numero 17, chissà che non porti male, appunto. Palo di Zambrotta e quindi si va oltranza, persino ai rigori non riesce a sbloccarsi questa partita. Pep Guardiola sul dischetto che non sbaglia. Calcio all'erba di Toldo. E adesso c'è Albertini. Albertini contro Canizares. Intuisce Canizares. E la Spagna è campione del mondo. No, vabbè. Era amichevole, per cui la Spagna è campione di niente. Però ho vinto una partita finalmente in un gameplay. È successo. Guardate, Albertini è ancora disperato sul dischetto mentre esultano i giocatori spagnoli. E ragazzi, questo gameplay è finito. Vi annuncio subito che arriverà subito dopo questo gameplay. Il gameplay di Football Manager, non l'ho dimenticato, l'ho già registrato. Lo sto finendo di montare. Arriverà subito dopo questo. Quindi, a chi me l'aveva chiesto, tranquilli, sta arrivando. È questione di ore. È il tempo di caricarlo su YouTube.
Io ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Vi do appuntamento al prossimo video. Non so quando sarà il prossimo appuntamento con questa rubrica. Comunque, non credo troppo tardi. Intanto farò un video per questa rubrica. Io vi saluto, e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao a tutti!